Allora, siamo con Pietro Buttu che dopo oggi può preparare i suoi a 7 battaglie in cui il finale potrà divertirsi. Ma adesso tanto godiamoci questa vittoria, siamo tornati alla vittoria fuori casa, penso, avevo detto che era una partita difficilissima e per le condizioni che ci siamo arrivati, senza 7 giocatori importanti, però la dimostrazione è che questo gruppo, se ha 41 punti, è veramente forte, sta facendo qualcosa di strepitoso, è quello, che oggi mancavano 2 pilastri e altri 5 giocatori importanti nella squadra. Ha fatto una grande prestazione, mi ha fatto un grande regalo perché per me vedere una partita, dirigere una mia squadra seduto, non mi era mai capitato, ho sofferto come una bestia, però li ringrazio perché abbiamo preparato una partita importante, hanno fatto una prestazione straordinaria. Ecco, la prestazione straordinaria l'abbiamo vista anche nella generosità degli attaccanti che sono usciti entrambi coi crampi, hanno dato tantissimo a questa squadra. Oggi lo spirito di sacrificio che ci avevi detto sarebbe stato importante già venerdì, lo avete messo in campo ed è stata questa una delle chiavi del vostro successo oggi. Il sacrificio confronto a quello che hanno fatto oggi questi qua, un termine che mi fa ridere. Hanno fatto di più del sacrificio. Col solo sacrificio non facevi niente. Questi usciva a sangue dappertutto, questi giocatori qua. Oggi ha fatto una grande battaglia. La Serie D era questa. Avevamo detto che era dura, si è dimostrata che è durissima. Hanno fatto 3 punti fondamentali perché nelle condizioni nella quale siamo venuti a giocare. Per questo si è dimostrato un gruppo straordinario e voglio dire che il merito è fondamentale, non dico esclusivo perché c'è la società che ha costruito la squadra, però è di questi ragazzi. Ecco, oggi il campo non era dei migliori, nel secondo tempo si è visto un calcio non bellissimo, però molto molto efficace. Ma qua il calcio è bellissimo. Io il calcio bellissimo lo vedo quando si vince. A me interessa un calcio efficace. Il calcio bellissimo facciamo fare chi vuole fa fare il calcio bellissimo. Qua no? In Serie D non è che ti salvi anche col calcio bellissimo, e mi sembra che l'abbiamo fatto. Oggi per me non abbiamo fatto un calcio bellissimo, abbiamo fatto un calcio straordinario che voglio dedicare a questi ragazzi e oggi è la festa dei papà, a tutti i papà. Ecco, appunto, stavo per chiedere una dedica a questa vittoria, ce Al l'hai già gruppo, data? agli assenti, a quelli che non c'erano e ai papà, a tutti i papà.